vi reciterò il passo che riguarda il colloquio tra Francesca da Polenta, o meglio da Rimini, originaria da Polenta, poi da Rimini perché sposò Gianciotto Malatesta, signore di Rimini, e Dante. Dante, vi ricordo che è nello stesso tempo autore e protagonista. C'è una sorta di sdoppiamento di lui che scrive i versi, che scrive la commedia, o commedia come si diceva allora, e nello stesso tempo è anche autore, perché è il protagonista di tutta la di tutte le tre canti, l'opera, il poema, diviso in tre canti, che come voi sapete, cioè l'inferno, il purgatorio e il paradiso, così come secondo la visione dantesca è strutturato l'oltretomba cristiano. E bisogna ricordare che qualcuno aveva proposto di intitolare questa commedia, o commedia appunto, Danteide, proprio perché Dante è l'assoluto protagonista. È la prima volta nella letteratura romanza, cioè nella letteratura che deriva dalle lingue neolatine o romanze appunto, che un autore scrive in prima persona e addirittura è protagonista dell'opera. Vi ricordo che Dante immagina di scendere in questo inferno, che è una sorta di imbuto che si restringe a mano che si attraversano i cerchi, si restringe finché poi alla fine dell'imbuto c'è Lucifero che giganteggia, una figura mostruosa, Lucifero con tre facce, con tre bocche, e in una delle bocche c'è, in una bocca c'è il traditore di Gesù, cioè Giuda, e nelle altre due bocche Bruto e Cassio, che furono i traditori, come voi ricorderete, di Giulio Cesare. Questo per dire appunto che questa parte dell'inferno è la più grave, la peggiore di tutte, perché a mano che si scende dall'inferno le colpe sono più gravi, i peccati quindi sono scontati con una punizione più severa, una punizione che poi corrisponde alla legge del contrappasso, vale a dire una punizione che è in analogia o in contrasto con quello che si è fatto prima in terra. Per esempio, in questo cerchio, è il secondo dell'inferno, in cui ci sono questi due personaggi, Paolo e Francesca appunto, sono puniti questi dannati da una bufera, così Dante la chiama, una bufera infernale che mai non resta, perché in vita furono travolti dalla passione dei sensi. E questo è il cerchio chiamato dei lussuriosi, laddove la lussuria è appunto il peccato carnale, e quindi un peccato grave per la morale di allora, ma ancora più grave qui perché c'è il tradimento di Francesca, che ama il cognato Paolo appunto, perché ovviamente il cognato era più amabile del marito, c'era, il marito era stato portato, come si suol dire, no? Anche fino a qualche decennio fa i matrimoni erano anche portati dalle nostre parti, allora a maggior ragione, per motivi di interesse, per motivi dinastici, allora il marito era anche brutto, deforme, claudicante, e la ragazza appunto Francesca, giovanissima, si innamora del fratello del marito e c'è il tradimento. Allora in questo colloquio si racconta questo, perché Dante è spinto dalla curiosità di sapere come mai c'è stato questo fatto di sangue, un fatto di sangue che poi ricorda quello che ci fu, voi sicuramente ricorderete, a Carini, quando la baronessa di Carini fu uccisa dal padre, addirittura pensate, dal padre. E questa è una storia che si tramanda e viene anche cantata, perché aveva tradito il marito con il nobile Pernagallo, che non era stato però scelto dal padre. Allora in questo cerchio dei lussuriosi Dante vede tutta una serie di personaggi, fra cui per esempio Elena di Troia, che aveva causato la guerra fra i greci e i troiani, secondo il mito.
vede anche Cleopatra, che era stata l'amante di Giulio Cesare, di Marco Antonio, insomma una donna che aveva amato carnalmente. E in questa schiera, che è trascinata da questa bufera che non resta, appunto, che non si ferma mai, come la lussuria appunto della carne, vede questi due, Paolo e Francesco, che sono uniti, sono legati insieme. E allora Dante è spinto da questa curiosità di parlare con loro, si rivolge alla guida, che è Virgilio, sicuramente ricorderete Virgilio, poeta latino veramente vissuto, che Dante assume come guida sua. E allora si rivolge a Virgilio e gli dice: vorrei parlare con questi due. E lui, Virgilio, dice: parla, vedrai, rivolgiti a loro e vedrai che si potranno parlare con te. E allora ecco che incomincia il passo di cui ho parlato prima, che appunto ha citato Elisabetta, che incomincia con una bellissima metafora, una similitudine per essere precisi, in cui appunto Dante paragona questa schiera di dannati che sono insieme tutti quanti, mille e mille, fra cui appunto Paolo e Francesca, il paragona a una serie di uccelli che volano. E allora incomincia a dire così: quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera ove dito, a noi venendo per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. Ovviamente l'affettuoso grido è quello di Dante, che si è rivolto prima, come vi ho detto, ai due. E l'aere maligno è l'aere dell'inferno, e il disio chiamate è l'istinto di queste colombe che volano al nido, vanno verso il nido. E ovviamente la similitudine è questa, cioè questi due, Paolo e Francesca, sono come appunto le colombe che sono dall'istinto portate ad andare verso il nido. E così questi due spiriti dannati volano verso Dante. E allora Francesca immediatamente si rivolge al protagonista, al poeta, e dice: o animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire, che parlare vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, qui tace. Allora, o animal grazioso e benigno, ovviamente dobbiamo intenderlo secondo il linguaggio di allora. Animale qui vuol dire che ha un'anima, cioè un essere vivente. Vi ricordo questo perché Dante scende dall'inferno e poi sale la montagna del Purgatorio, finché poi ascende all'Empireo, cioè al Paradiso, come persona vivente, mentre tutti gli altri sono trapassati, sono ombre, e lui è l'unico vivente che scende a visitare questi mondi ultraterreni. E attenzione, vorrei ricordarvi anche un'altra importante osservazione: Dante non voleva fare soltanto un'opera di poesia, ma voleva indicare la via della salvazione, perché all'inizio, vi ricorderete, l'avete sentito di sicuro, l'inizio famosissimo del poema è: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. E allora Dante qui è il simbolo di tutta l'umanità, allora ancora di più, che si era perduta e si era smarrita, aveva appunto perso la retta via e doveva trovare la via della salvezza. Allora qui appunto animal grazioso, grazioso vuol dire non che è simpatico, che è bello, però vuol dire che ha questa gentilezza, infatti poi dice anche benigno e benevolo, perché è mosso a pietà per la sorte tragica che hanno subito questi due, e vuole parlare con loro proprio perché vuole capire di più, oltre la cronaca. E allora Francesca dice:
tutto quello che tu vorrai appunto sapere da noi, noi te lo riferiremo, mentre che il vento, cioè la bufera invernale, in questo momento qui si acquieta. E ovviamente questo è per volere di Dio. Dio, a proposito, Dante non lo pronuncia mai il nome, usa sempre una perifrasi, cioè un giro di parole, perché Dio non si può nominare. Infatti, se fosse amico il re dell'universo, ovviamente è Dio. Come vedete, qui Dante però mette in bocca questa perifrasi a Francesca. E allora, un altro importante, forse l'avete sentito altre volte, soprattutto mi riferisco ai giovani a scuola, qui adesso ci sono tre terzine che rappresentano il vertice dello stile cortese, stilnovistico, a cui Dante fa riferimento in questo passo famoso, proprio perché si distingue rispetto all'altro stile di Dante, che nell'inferno è più ruvido, più realistico. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Come vedete, qui c'è la ripetizione della parola amore, si dice un'anafora perché ripete all'inizio del verso per tre terzine consecutive amor, e qui siamo proprio nel pieno del linguaggio stilnovistico, cioè dello stil novo, come si diceva allora. E cosa significa? Significa che Francesca, cor gentile al ratto s'apprende, cioè rapidamente, velocemente, si è innamorata di questo giovane bello, della bella persona, vedete, la bella persona, e la bella persona che poi viene tolta, dice lei, cioè viene ucciso lui con lei dal marito, appunto, Gianciotto nella testa. E ora spiega come è avvenuto il fatto. Caina attende che a vita ci spense, cioè chi ci ha ucciso attende, perché Gianciotto è destinato, avendo ucciso, è destinato a finire giù nella zona dove c'è Lucifero, in quella che viene chiamata la Caina, dove sono i traditori dei parenti. E qui finisce il primo colloquio, la prima parte del colloquio con Francesca. E infatti adesso Dante riprende a essere autore e dice: queste parole da lor ci fur porte, cioè loro dissero queste parole. Quando io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta, cioè Virgilio, mi disse che pense. Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Menò vuol dire condusse, cioè Dante riflette e ad alta voce, parlando con Virgilio, appunto, lasso vuol dire ahimè, si rende conto che questi due hanno sofferto molto, visto che poi c'è quella chiusa che abbiamo detto prima, Caina attende che a vita ci spense, che è una frase forte, un'imprecazione. Vi ricordo che qui sono dannati e usano anche parole o espressioni in genere che sono dure, ferrigne, sanguigne, come sono appunto i dannati dell'inferno, che sono in una zona che ricorda, cioè appunto questo imbuto sottoterra che ricorda le passioni terrene. Dante riprende e dice: mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri, cioè le tue sofferenze, a lacrimar mi fanno tristo e pio. Tristo vuol dire triste, cioè angosciato, e pio vuol dire mosso a pietà. Ma dimmi, ecco, vuole sapere di più, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? Cioè vuole sapere come è avvenuto il fattaccio, in sostanza, e comunque viva del fattaccio, cioè dell'uccisione, vuole sapere come si sono innamorati questi due. Adesso Francesca glielo racconta con questi versi, anche questi famosi, soprattutto ora in questa seconda parte, in cui dice: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria
e ciò sa il tuo dottore. Dottore naturalmente in senso latino, cioè vuol dire una persona che sa, esperta, che conosce, ed è sempre Virgilio, perché Dante lo chiama in vari modi, lo chiama duca, cioè condottiero, guida, cioè lo chiama dottore, lo chiama poeta, in tanti modi. E allora il riferimento è al dolore che è stato provato e che tutti noi in fondo, e qui è universale il sentimento, proviamo e quando pensiamo a un tempo in cui siamo stati felici. Allora nessun maggior dolore, lo ripetiamo per ricordarlo meglio, che ricordarsi del tempo felice nella miseria, cioè quando ormai siamo sconfortati, ecco, ci ricordiamo del tempo felice, ma ovviamente il dolore è forte. Ma ecco, se a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Quindi se tu hai questo desiderio vivissimo di sapere come è avvenuto questo nostro innamoramento, io parlerò e naturalmente mentre parlerò piangerò. Ma soprattutto chi piange, Paolo, questi due personaggi sono uniti insieme da quel momento fino all'inferno. Tant'è vero che c'è un verso successivo, ve lo anticipo, dice: questi che mai da me non fia diviso, cioè vuol dire non sarà mai diviso. Quindi si tratta di una unità duale, cioè sono come se fossero una persona, ma sono due uniti ormai per l'eternità. Paolo non parla, si limita semplicemente a piangere, è una figura quindi un pochino, diciamo, passiva. Da questo punto di vista, come vedete, risalta molto qui la figura della donna, la donna verso cui i poeti dell'epoca rivolgevano grandi lodi. E allora ecco come è avvenuto l'innamoramento. Noi leggiavamo un giorno per diletto, quindi per il piacere di leggere, di Lancialotto come amor lo strinse. Lancialotto e Ginevra, vi ricordo che sono personaggi del ciclo arturiano, cioè vi ricordate la tavola rotonda, Arturo, il re Artù, Artù arturiano, perché deriva da re Artù della tavola rotonda, e Ginevra era moglie di Artù, però era innamorata di Lancillotto, e quindi in questo romanzo che i due stanno leggendo insieme si parla di questa vicenda ancora di tradimento. E allora di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, cioè per più fiate vuol dire per più volte, per diverse volte, quella lettura ci avvinghiò, ci avvicinò, no? Fu una lettura di grande interesse per loro, che erano innamorati già ovviamente, e scolorocci il viso, perché quando si parla di tradimento loro stessi si rendevano conto che stavano per tradire lei il marito, lui il fratello, e quindi si vergognano un po', e quindi scolorocci il viso, cioè in qualche modo diventano pallidi. Ma solo un punto fu quel che ci vinse, dice ancora Francesca, un punto, cioè un momento in cui si scatena e poi viene fuori la passione. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, quindi Paolo, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Quindi capite bene che, ecco, il bacio qui è soltanto un'allusione, perché dopo capite bene quello che può succedere. Il marito riscopre nella stanza, riscopre che stanno facendo l'amore e li uccide. E alla fine, ecco, sto concludendo, lei dice: Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Galeotto in questo caso vuol dire complice, il libro fu complice di questo amore, e quel giorno più non vi leggemmo avante, cioè non andarono più oltre. L'ultima terzina: mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sicché di pietade io venni men così com'io morisse e caddi come corpo morto